Benvenuti a questo nuovo video. Sono ancora io, il vostro caro Game Village, e siamo un'altra volta sul tablet. Beh, perché il Signore degli Anelli mi hanno detto molti che non lo faremo più. E vorrei continuare a fare questa cosa sul tablet. E quindi, per evitare che si spenga, iniziamo. Come vedete, ho fatto altri aggiornamenti. Ho Animal Action, Invisible 6, Pokémon Shuffle, TV Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Scaldamani, Giochi, Sicuro, Legacy. Allora, volevo far vedere Animal Action. Io mi sono già registrato. Ok. Tra l'altro la canzoncina di dietro è figa. Allora, si combatte con delle carte su Animal Action. Se sapete, sono delle carte se sono state fatte da i pacchetti delle passerelle, delle pane choc. Stiamo ancora registrando con Mobizen. Ok, come vedete, sì, è semplice. Ora noi tipo sfidiamo questo. Ci siamo. Ok, ecco i miei animali qua di sotto. Ok, il primo ho vinto. Anche il secondo ho vinto. Il terzo vincerò. Sì, ho vinto. Ho perso. Poi dai, punto esperienza. Poi c'è Stick War Legacy. Questo è un bel gioco, vi consiglio di scaricarvelo anche voi. Ci sono diversi tipi di corrieri. Io ora sono arrivato a questo livello. Che mamma mia, raga, vi dico che è difficile. C'è una cosa impressionante. Ci sono i giganti che arrivano e voi, cioè, non ce la facete più. Ok, ci sono quelli col piccone che prendono l'oro per i guerrieri. Ecco, ora io sono questo qua col piccone. Ok, ora andiamo a mettere l'oro. Ok, ora questi qua sono i miei guerrieri. Questi che vedete con le sciabole d'oro. Ora ne prendo uno, eccolo. Oh, arriva il gigante. Corri, ritirata. Mi stanno attaccando, raga. Oddio. È un gioco difficilissimo. Uno più facile no, eh. Ritirata. Vabbè, raga, penso che può bastare perché ne arriveranno tantissimi altri. Noi abbiamo solo, guarda, tipo uno, eccole. Ecco. E chi non piace il nostro caro Clash Royale? In prima posizione dei giochi più famosi del mondo. E allora mi hanno donato, evviva! Allora, per chi vuole venire con me, io sono su un clan chiamato Insiders, come vedete da sopra. E c'è scritto anche come si scrive, cioè. Ok, raga. Ed ecco
le mie carte. Mini Pekka, Principe, Sgherri, Barile Goblin, Urdai Scheletri, Moschettiere, Lapide, Sfera Infuocata. E poi come vedete qui sotto ci sono le altre. Eccoli, eccoli. Ho trovato il fulmine che mamma mia distrugge tutto. La mongolfiera non ce la faccio a trovarla. Allora ragazzi, andiamo a combattere. Perfetto, uno del mio stesso livello, perché li trovavo tutti quanti dallo 5, li trovavo. Se fanno tutti potenti. Vi direi di mandare una lapide qui sotto, subito. Poi. Manderei qui un mini pecca. Perché ha mandato il principe. Poi ci mando anche un altro cavaliere. Principe vuoi dire? Mi sto per distruggere una torre e è distrutta. Barile all'attacco. Corri, dai, io ce la faccio. Ma guarda, che sfiga. Dai, uccidete tutti. Ce la posso fare, raga. Il barile. Dai, il barilozzo. Goblin. Ma guarda, come non ce la faccio. La sfera infuocata. Dai, vai. Sì, grande ragazzi. Ho vinto alla grande. Ho vinto. Raga, sto prendendo un barile insieme a voi. Perfetto, già 100 monete. 3 gemme. 2 scheletrini. 3 gobi. Dai, una bella. Ah, 2 giganti. Vabbè, io i giganti non li uso, però se diventeranno più potenti, certo. Passiamo al prossimo gioco. Il prossimo è Pokémon Shuffle. Devi allineare i Pokémon dello stesso tipo per fare le combinazioni. Ok, si possono catturare i Pokémon, salire di livello e si possono evolvere. È caruccio, via. E un po'. Come vedete non è che si spostano solamente di uno. Bastardo. Ok, vediamo un po'. Che posso fare? Ok. Ci sono anche le mega evoluzioni, eccole. Mega Kangaskhan. Ok, ora vedrete la potenza di Mega Kangaskhan. Ben fatto. E ora tieni questo. Vittoria! Sicuramente non lo catturerò perché ho pochi punti. Perché ti dice anche la probabilità di catturarlo. Vediamo se ce la faccio. Un po'. Ecco.
34% significa come 0%. Non lo catturerò mai. Ecco, scappato. No. Ciao. Io ho due mega evoluzioni. Ho sia Mega Kangashan e Mega Udino. E ora c'è Mega Sabei. Comunque passiamo all'altro. Il prossimo è Whirlwind's Armageddon. Vediamo un po'. Si può fare sia online, sia single player e sia multiplayer. Ora, per farvi vedere meglio, facciamo multiplayer. I giocatori possono essere fino a 5, noi ne facciamo 2. E ci sono varie aree, con le stelle potete prendere le aree. Ora facciamo l'area giochi, battaglia. Un salto mi fanno un strano verso. Ok. Ci andiamo di fuoco qui. Ecco il nostro fuoco. Aia. Ora tocca a lui. Ecco la mitraglietta. Che ci leva anche di più addirittura. Corri, andiamo, scappiamo. Morti tutti e due. Abbiamo vinto. Questo gioco si chiama Best Friend. È tipo una cosa Pokémon Shuffle. Solo che ci sono i fiori. Ci sono i funghi, le fracole e le bisogna allineare. Dato che Pasqua c'è la scremata di Pasqua. Infatti, buona Pasqua a tutti, ragazzi! Video di Pasqua. Bello. Ok, in più ci sono due volte due per dell'energia. Ok, potevo iniziare facendo questo. Lo so che non ho messo i fiend giusti, però vabbè, mi devo sbrigare. Perché avrei un certo languorino. Sono quasi le una, quindi mi devo anche sbrigare. Ah, comunque, io vorrei fare anche un altro video di Far Cry. E volevo fare anche il gameplay su Far Cry Primal. Dovrebbe essere una cosa fighissima Far Cry Primal. Vabbè, penso che avete capito. Queste qua sono le fragole. Poi sono i fiori. I miei mostriciattoli, quelli sono. Sono le fragole. Le foglie. Questa è l'acqua, che però non gli fa niente, non effetto. Ok, penso che abbiate capito. Allora, ragazzi, il video è finito qua. Gli altri ve li farò vedere prossimamente. E ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi!